Sono Marino Segnan, sono originario di Fiume, mia famiglia è sempre stata da sempre, ha vissuto in questa città che oggi si chiama Rieca. Siamo venuti via da Fiume nel 49, nel 49 mio padre non accettava questo cambio di regime, come tanti altri, per tutto quello che succedeva non tanto a Fiume ma nel contesto dell'Istria e delle zone limitrofe alla Venezia Giulia. E si decise di venire via e da qui inizia una nuova storia. Io ero piccolissimo, siamo venuti via nel 49, io avevo circa nove mesi, destinati al campo profughi di Aversa in provincia di Caserta. Il campo profughi era un vecchio centro eh, rieducazione dei militari che rientravano dall'Africa dall durante la guerra d'Africa e lì noi eravamo alloggiati, capannone, un capannone senza servizi in comune ovviamente, ma eh, diviso da tavolati, da, 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 da tende militari, da coperte militari. Generalmente una famiglia aveva uno spazio suo destinato di 4x4, noi eravamo già in quattro, mia madre non venne via, 4 perché c'erano anche i nonni materni oltre mio padre, eh, paterni oltre mio padre. Ecco, mia madre non venne via. Allora lui dice, come mai non è venuta via? Ha cambiato idea. Mia mamma non gli diedero il permesso, l'opzione, non veniva data l'opzione a mia madre perché potesse venire in Italia, seguire la famiglia. E uno si chiede, ma per quale motivo? E era una strategia, siccome tutta la forza lavoro, la forza grossa della, degli uomini che andava via, pertanto il cantiere, l'orificio, le aziende locali, perdevano forza, di, di, di manodopera, ecco che cercavano di trattenerlo e qui eh, c'è questo contesto in, che non davano il permesso alle mogli sperando di trattenere i mariti. Così noi siamo partiti, mio padre ha deciso di partire lo stesso. Ecco, pertanto io mi sono trovato un anno eh, con, la, con i nonni paterni mi ha codito mia nonna in un campo profughi e dopo un anno appunto ci ha raggiunto mia madre. Quattro anni in campo profughi. In questo campo profughi, come ho detto, le condizioni quali erano? C'era un sussidio di 100 lire a famiglia al giorno per, per le, le cose più necessarie e dopo quattro anni hanno dato lavoro a mio padre a Bologna. Siamo venuti a Bologna, però tutti felici finalmente, ma a Bologna un altro anno in una caserma, in via urbana, caserma Cialdini. Qui l'unica cosa positiva è che c'era lo spazio, avevamo un camerone, non avevamo più il box di 4x4. Ecco, questo è un po' l'inizio. 1995 si inizia a parlare del famoso treno della vergogna, treno che non fu fatto fermare a Bologna, in stazione a Bologna. Il sindacato CGL di Ferrovieri non voleva che si fermasse il treno dei fascisti, non voleva che venissero aiutati con sostentamento questa gente che era sul suo treno, la maggioranza erano sempre donne vecchie e bambini, pertanto qui parliamo di un treno di circa 700 persone, ma il treno perché era sulle rotaie, non c'è confronto con un treno attuale. Ecco che questa è una parte negativa che a me non ha segnato a me ha dato maniera di imparare tante cose, mi ha dato anche maniera di confrontarmi con quelle persone che nel comune di Bologna a quei tempi forse erano proprio dall'altra parte, però devo dare atto che il sindaco di Bologna Sergio Conferrati chiese a noi se eravamo d'accordo di mettere una lapide in stazione a ricordo di quei momenti. È positivo, quello che voglio dire che Bologna riconosce tutto questo sacrificio. Bologna ci dà spazio, Bologna permette la celebrazione in forma solenne. La provincia di Bologna, compreso voi, che qui siamo a Pieve di Cento, prendiamo l'area nord della provincia, ci ha accolto altre volte. Siamo stati a Bentivoglio, siamo stati a Gagliera, siamo stati a Castelmaggiore, addirittura a Castelmaggiore e Bologna abbiamo una rotatoria dedicata ai marti delle Foibe, sempre con la partecipazione dei dirigenti pubblici, ecco questo è un aspetto positivo. L'esodo che mi permette però di parlare qui è, è constato di 300.000, 350.000, i numeri a quei tempi, forse, forse di meno, forse qualcosa di più. Ma pensate a questa, questa massa di gente, che oggi occupa una, una città come Bologna, che sparisce. Abbandona tutto e tutti, il 95% della popolazione che non vuol più rimanere a fiume, a zara, a pola. E con tutto quello che era successo, le foibe, gli attentati alle famiglie, si cercava di dare di tutto di, di, tutto di più contro a queste famiglie. Perché si diceva sempre che erano stati dei fascisti e che, e che e non meritavano nessun, nessun premio, diciamo, nessuna considerazione. Ecco, 300.000 persone, ma consideriamo che di queste 300.000 che hanno fatto quasi tutta la mia strada, cioè il campo profughi, 80.000 rifanno fagotto, 80.000 riprendono i bagaglio, rifanno i cassoni, i bauli. Che, di cui avevano messo tutte eh, le loro masserizie e vanno in giro per il mondo. Il 10 febbraio, data stabilita per la celebrazione del Giorno del Ricordo, riguarda la sottoscrizione del trattato di pace. Che è stato fatto appunto a Parigi il 10 febbraio del 47. Ecco sta data perché viene ricordata. Data dove l'Italia in, in quel momento perde tutto e tutti, perde i territori, perde le, le, le case, perde le fabbriche, perde i terreni, perde, e la gente perde tutto, amicizie, fratelli, famiglie che si disfano. La mia fortunatamente è riuscita a parare il colpo, però ha avuto, ho, ho avuto, una, devo dire, una grande fortuna. Beh, comunque 110 campi profughi sono stati istituiti in Italia, a Bologna tre, il villaggio Giuliano in Via dell'Artigiano, eh, il convento dell'Annunziata sotto i Rizzoli e anche la caserma Cialdini, oltre a altre ehm, collocazioni in case popolari, Villa Cavallina verso San Lardo, ecco. però la gente si è sparpagliata. gente però che ha avuto l'orgoglio, la forza di rimboccarsi le maniche, inserirsi nel tessuto cittadino e quantomeno essere partecipe di questa realtà. Ecco, io credo che sia giusto ricordare che una tragedia, le foibe, porta poi a queste conseguenze: la dispersione di una, di, di una famiglia grande, di una generazione di persone che purtroppo hanno perso e adesso, grazie alla legge 92, cercano di riposizionarsi nel ruolo che li compete. Ciò che è accaduto sul confine orientale italiano tra la fine della seconda guerra mondiale e gli anni immediatamente successivi, è il punto di arrivo di una storia lunga un secolo, una storia che vede delle concezioni nazionaliste di tipo esclusivo. Su una certa terra deve stare soltanto un certo popolo, esattamente definito. È una situazione che non riguarda solo l'Italia. Pensiamo ad altri territori eh, abitati da popolazione di diversa storia culturale, di diversa, di diversa lingua. La eh, Prima Guerra Mondiale produce il tracollo di questa situazione perché si disgrega completamente l'impero asburgico all'improvviso e eh, eh, l'Italia si trova a occupare tutta l'Istria. Eh, Fiume dal 1924 ufficialmente, prima con un'occupazione eh, opera della sedizione militare di D'Annunzio, Zara, alcune isole della Dalmazia. Eh, il problema è che la Prima Guerra Mondiale è stata una guerra fortemente caratterizzata dai nazionalismi e che in Italia va al potere un regime. Eh, di un nazionalismo estremo, il regime fascista che concepisce l'idea di nazione come un nesso tra terra e sangue, un popolo definito per sangue, dunque razzisticamente definito, ha diritto a una certa terra, gli altri sono degli intrusi, sono da escludere. Il fascismo nasce eh, prima ancora di andare al potere in quei territori con lo squadrismo, anzi... Più esattamente, lo squadrismo fascista comincia sul confine orientale e poi si diffonde nel resto d'Italia. L'assalto di Francesco Giunta, fiorentino, capo dei fascisti a Trieste, mandato appositamente a Trieste, per ridurre all'italianità le genti slave appena eh, sottomesse al nuovo regime italiano, è noto che assalta. Eh, nel luglio 1920 il Narodni Dom, la casa del popolo slovena in Trieste, viene incendiata. Eh, è una tragedia che dà bene l'idea di quale sarà il clima. Un nazionalismo esclusivo, violentemente antislavo. La classe dirigente slovena e croata viene decapitata, costretta all'emigrazione vengono esclusi dalla istruzione eh, scolastica tutti coloro i quali non sanno l'italiano, vengono addirittura sostituiti i vescovi di Gorizia e di Trieste perché eh, non durante la messa che allora in latino, ma negli oratori parlavano eh, in sloveno con i loro fedeli. Questa eh, violenza si manifesta con viva forza sul piano culturale, sul piano della repressione materiale, sul piano dello squadrismo. Eh, questa situazione precipita ulteriormente con la Seconda Guerra Mondiale, durante la quale l'Italia conquista la eh, Slovenia, occupa la Croazia e impone eh, una guerra di sterminio eh, estremamente pesante. Eh, il campo di concentramento più grande del eh, Mediterraneo è quello che si trova sull'isola di Arbe, oggi Rab in slavo, eh, la, il campo di concentramento di Kampor in territorio croato dove i fascisti concentrano gli sloveni dissidenti, irriducibili alla ragione e gli ebrei. Eh, con eh, la fine della seconda guerra mondiale, la nuova Jugoslavia socialista, eh, orgogliosa di essere l'unico paese europeo che si libera dai tedeschi con la propria resistenza, eh, arriva a Trieste e impone un nuovo nazionalismo di tipo esclusivo. Ma come? La Jugoslavia dovrebbe essere comunista, internazionalista? Sì, ideologicamente è questo, ma c'è una componente. Etnica formidabile, eh, mitigata dalla ideologia comunista solo in minima parte. E questo produce il collasso dell'italianità adriatica. La vicenda avviene in un periodo non breve. Eh, innanzitutto, la vicenda delle foibe. Ci sono due fasi di violenze contro gli italiani. L'una avviene nel settembre 1943, quando collassano le autorità fasciste prima dell'arrivo dei tedeschi. In quel momento eh, il controllo passa alle forze partigiane jugoslave che ehm, ehm, operano alcuni ehm, atti di giustizia sommaria nei confronti di italiani. E poi nel maggio 1945, quando Trieste è eh, liberata e immediatamente occupata dalle forze dell'esercito di liberazione jugoslavo e dalle forze partigiane jugoslave. In quel momento comincia una nuova stagione di un mese di violenze contro gli italiani, appunto le cosiddette foibe. Eh, con eh, il 1945, con la fine della guerra, Trieste viene ridata agli alleati occidentali sulla base degli accordi tra potenze di quella che sarebbe diventata di lì a poco la guerra fredda, e eh, ehm, ci troviamo con quel territorio diviso in due aree, la zona A e la zona B. La zona A comprende Trieste e la provincia di Gorizia, la zona B comprende eh, l'Istria. Con il 10 febbraio 1947, trattative di pace di Parigi, ricordiamo, sono le trattative di pace, ricordiamo, l'Italia ha scatenato una guerra di aggressione che ha perso. Questo è l'esito di una sconfitta quanto è accaduto. Eh, il la tavola di trattativa di pace attribuisce praticamente l'intera Istria alla Jugoslavia. Eh, quindi eh, il memorandum di Londra stabilisce definitivamente che tutta l'Istria va alla Jugoslavia e che all'Italia resta quella sottile striscia costiera che unisce Monfalcone a Trieste. L'esodo degli italiani si colloca tra il 1945 e il 1954. Gli ultimi che se ne vanno sono quelli che speravano ancora che potesse esserci una sovranità italiana nell'Istria nord-occidentale, almeno lì, per intenderci cittanova, questi, questi, questi luoghi. Eh, la gravità della vicenda è data non tanto dai numeri, quanto dalla qualità che questi numeri rappresentano. Eh, il numero degli, esodi, degli esodati, degli italiani che eh, abbandonano eh, quei territori non è facilmente definibile. Le, le, I numeri certi sono circa 250.000, ma una parte di questi non erano italiani nati, cresciuti, vissuti in quei territori, ma facevano parte di quei ruoli amministrativi e militari che il nuovo regime italiano aveva portato in quel luogo. Ma non è questo il punto. Il nodo vero è che è un territorio che era stato abitato da italiani per secoli e che avevano convissuto per secoli con genti di lingua e cultura slava, eh, non ci sono più. Eh, cambia completamente la geografia umana e l'economia di un territorio enorme e importante quale quello dell'Istria. Istria che è sempre stata la chiave, eh, il luogo, l'area nodale che univa. Il mondo mediterraneo al mondo danubiano dai tempi di Roma antica. Lì eh, si ha questo tracollo. È un tracollo che è dovuto alla sconfitta italiana, è dovuto alla vendetta verso i crimini fascisti, verso la durezza dell'occupazione fascista e, naturalmente, in tempo di guerra. Non si guarda tanto per il sottile, è abbastanza facile che succeda, che si faccia l'equazione italiano-fascista, ma anche per un altro motivo, e cioè che anche il comunismo eh, jugoslavo in realtà gioca su una forte base etnica. Tuttavia il regime jugoslavo si rende conto che la perdita degli italiani significa la perdita della classe dirigente e la perdita del tessuto connettivo e produttivo di quella regione. E quindi ci sono dei tentativi di rallentare questa fuga. Eh, a un certo punto viene inaugurata una politica che suona come sarcastica alle orecchie dei profughi, ma è pure stata scritta, una politica che si chiamava Fratellanza italo-jugoslava, che naturalmente fallisce. E quindi ci troviamo con una Istria oggi che non ha più quella presenza italiana, certo qualche italiano è rimasto, ma non ha più quella presenza italiana che rappresentava eh, il territorio. Ciò che è accaduto nel confine orientale italiano non è stato un genocidio, nel senso che non c'era un disegno di sterminio degli italiani, ma c'era certamente la volontà di impadronirsi di quei territori da parte della eh, Repubblica Jugoslava e c'era certamente la volontà di punire gli italiani che avevano occupato quei territori in maniera talmente violenta con il fascismo, cancellando in questo modo una storia plurisecolare eh, che era fatta di grande cultura, di eh, grande capacità di convivenza pacifica e di collaborazione, tanto che nel corso dei secoli molte famiglie slave si erano italianizzate e molte famiglie italiane si erano slavizzate, a testimonianza di una convivenza che era stata possibile fino alla dannazione dei nazionalismi, dell'età degli imperialismi, dalla seconda metà dell'Ottocento alla prima metà del Novecento. Il 10 febbraio sarebbe un appuntamento utile e importante se ci ricordasse quali disastri può produrre un'ideologia nazionale portata all'estremo.